Mi interessa prendere una boccata d'aria, sii gentile. Dai, su. Ah, sì. In braccio, dici? Certo. No, Tony, mai portare in braccio un ferito. Ma come? Non hai letto i manuali di pronto soccorso? Il portatore deve sempre poter vedere dove metti i piedi, onde evitare che i feriti diventino presto due. Ma io non capisco, eh. Ma come allora? In groppa, naturalmente. In groppa? A cavalluccio? Sì. Hop! Tua madre ha ragione. Tu non sei mai veramente cresciuta, sai? Sono cresciuta ora. No, non ti fermare, fammi fare un giro. Ma tu sei matta, qui sulla terrazza. Ma se mi vedono, scherziamo. E poi, scusa, l'hai presa la boccata d'aria, no? Ma dai, non ci vede nessuno con questo tempo. Ma appunto, con questo tempo, scherziamo. No. Ma che fai, chiudi? No, Tony, perché? Non sei di spirito, scusa. Infatti, Maria! Su, Mimì, chiama Maria, va, chiamala. Inutile, dall'altra parte della casa. E allora la chiamo io. Maria! Scusa, che c'è da ridere? Guarda che sei matta sul serio. Dove? E adesso? Come ci ripariamo adesso? No, non voglio ripararmi, dai, fammi fare un giretto, Tony. Te lo chiedo per favore, solo un pochino, eh. Ma che dici? Voglio fare un giro. Ma dove? E qui, sulla terrazza. Ma come sul... Ma piove. Ecco. Ma guarda che... Dai, Aristotele, dai. Aristotele. Ma che c'entra Aristotele? Che c'entra Aristotele? Io non ci capisco niente, uno psicanalista ti serve, credo, che nemmeno Freud ce la farebbe. Guarda come piove, lo dico. Arrivare a...